Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. In questo tutorial dei nostri plugin must have vado a parlare di uno dei plugin che sto utilizzando da tantissimi anni. In questo caso è Uninstruments. Come abbiamo già visto per altri plugin Instruments, ce ne sono alcuni che nel tempo rimangono fissi nel mio workflow e credo anche nei workflow di tantissimi altri professionisti. Sto parlando in questo caso di Pianotech, un plugin prodotto dalla Modart e che non si basa questa volta su dei samples. Infatti Modart ha sviluppato una tecnologia negli anni di modellazione sintetica del suono estremamente convincente. Infatti Pianotech l'ho trovato veramente utile, perché ovviamente essendo un sintetizzatore, quindi non un player di samples, le sue dimensioni sono estremamente ridotte. Infatti stiamo parlando che pesa ben 46 megabyte. Incredibile. Pianotech si compone di tantissimi instruments all'interno, quindi non soltanto modellazioni fisiche del pianoforte. Come vediamo già dalla pagina principale abbiamo due opzioni abbastanza distinte, Pianotech e OrganTech. Uno rivolto a tutti i pianoforti elettrici, acustici e anche a degli incredibili strumenti percussivi, l'altro rivolto specificatamente all'uso di organi. È un piano, come spiegavo, a modelli fisici, lavora in real time e quindi genera il suono in tempo reale. Dispone di un controllo dinamico eccellente, per cui non possiede una velocity switching come per i samples, ma aggiusta in tempo reale la dinamica per una suonabilità ed una espressione veramente uniche, cosa impossibile da realizzare con i samples. Ed il suono, come andremo a vedere, è incredibilmente reale. All'interno abbiamo l'emulazione non soltanto del pianoforte ma anche degli stage, quindi degli studi e dei palchi dove è posizionato il pianoforte. Abbiamo la possibilità di decidere la modellazione in base a 5 posizioni di microfoni e ovviamente avere un'uscita multichannel. Ficcare a nostro piacimento gli elementi che compongono la modellazione fisica, quindi creare addirittura dei nuovi tipi di pianoforte. Possediamo diversi effetti a convoluzione, quindi avremo anche dei riverberi a disposizione molto efficaci. Il plugin lavora a 64 bit in modalità nativa e ovviamente funziona su tutti i laptop. Pianotech viene distribuito in diverse versioni in base ovviamente al costo. Quello che noi andremo a recensire sarà il Pianotech Pro, ma è possibile acquistare ad esempio Pianotech Stage per avere soltanto alcuni degli strumenti, Pianotech Standard che aggiunge la possibilità di caricare risposte di impulso nei riverberi e i settings dei microfoni, oltre a un tuning avanzato, quindi possiamo anche cambiare il tuning del piano originale emulato, e la versione Pro che ovviamente possiede altre features molto interessanti per la manipolazione vera e propria del suono, fino ad avere centinaia di overtones editabili. Possiamo fare il note per note edit e ovviamente il supporto fino a 192 kHz. Il plugin è disponibile in versione VST, Audio Unit AX e versione NKS per essere pilotato con il Complete e in versione standalone per chi volesse suonarlo live. Come vediamo, Steinway & Sons hanno approvato i suoni che sono stati ricreati con Pianotech e quindi anche la suonabilità dei vari strumenti, dal Steinway Model D a Steinway Model B, che sono stati i primi ad essere modellati per questo genere di plugin. E quindi, oltre a tutti gli altri instruments che andremo a vedere, perché possediamo anche all'interno una vastissima quantità di pianoforti elettronici, Pianotech quindi per me è diventato un prodotto assolutamente indispensabile, perché riesco ad avere tantissimi pianoforti al volo in pochissimo spazio, sempre editabili e incredibilmente adattabili ad ogni tipo di mix, per cui spessissimo nelle mie composizioni e nei brani che arrangio i suoni che sentite di pianoforte sono tutti creati con Pianotech, oltre ai suoni di organo e ai suoni di piano elettrico. Gli instruments contenuti all'interno della versione Pro sono tutta la collezione Karsten, che include 5 pianoforti storici tra il 1600 e il 1858, della collezione di Peter Karsten, e sono la copia virtuale del New York Steinway Square Piano del 1858, sempre autorizzati da Steinway & Sons.
Poi ovviamente troviamo lo Steinway Model D gran piano, lo Steinway Model B gran piano. Possiedono poi dei settings interni che li posizionano nei diversi stage. Disporremo quindi della versione studio e per concerto. Proseguiamo poi con il Bechstein, il D282, il Petrov 275, lo Steingraber E272, il Gotrian Concert Royal, il Blutner Model 1, il K2 gran piano, il YC5 rock piano, l'upright piano U4, che contiene all'interno 21 pianoforti distinti tra vintage e honky tonk detuned, ruined, eccetera eccetera, utilissimo nelle fasi di scrittura, soprattutto pop. Kremseg Historical Collection 1 e 2, dove troviamo all'interno tantissimi altri pianoforti, Donald, Bösendorfer, Erhard, Steiger, tutti quanti riemulati alla perfezione. Inoltre, come vi spiegavo prima, poi all'interno troviamo altri strumenti. Abbiamo un harpsichord eccellentemente ricreato, una bellissima arpa e la quantità di strumenti elettrici ed elettronici che fanno parte del panorama pianoforti, ad esempio i piani elettrici MK1, 2 e W1, ricordandoci appunto dei Rhodes, nelle varie configurazioni. L'Honor Collection con tutto il pianetti e il clavinet D6, l'Electra Piano, eccetera, eccetera. E infine delle percussioni cromatiche. Quindi è stato possibile ricreare con questa tecnologia delle percussioni cromatiche veramente interessanti. Ad esempio abbiamo il vibrafono, la celesta, la marimba e gli steel pans, ossia tutti quegli strumenti percussivi metallici, tra cui l'hand pan, il tank drum, eccetera, eccetera. Infine vengono regalati in tutte le versioni i Belscarion e il KVR Project, che sono altri due pianoforti, uno è il CP80. Andiamo a vedere come funziona il plugin e come poterlo utilizzare. In questo momento ho scelto un Steinway D, versione Prelude, e il brano è stato suonato da Gianfranco Mauto per poter provare il sound di questo pianoforte. Ascoltiamolo senza alcun tipo di manipolazione. Già da questa possiamo ascoltare l'uso, il suono del pedale, l'eccellente qualità del suono sintetico ricreato, e possiamo ovviamente manipolarlo anche in tempo reale. Se ad esempio ci è sembrato troppo forte a livello di dinamica, possiamo lavorare sulla dinamica interna. Spostiamo la velocity. L'accordatura.
possiamo regolare l'apertura, ad esempio, del pianoforte, l'angolazione dei microfoni, quindi per scegliere una ripresa diversa. Versione binaurale. E cambiare i tipi di microfoni. Usiamo ad esempio il V87. Virtualmente infinito, come vediamo, il nostro timbro può essere modificato in un modo incredibile. Andiamo a vedere la collezione dei pianoforti e possiamo ascoltare ad esempio lo stesso brano suonato dal Gotrian. E poi passare sugli altri pianoforti. Proviamo gli upright. Sentiamo il rumore del pedale. Ovviamente il pedale può essere anche annullato. Cliccando con il pulsante destro del mouse veniamo avvicinati alla possibilità di capire quale controller, ad esempio MIDI, abbia la connessione con i nostri pedali e quindi poterlo riprogrammare all'interno di qualsiasi DAW. Per cui tutti i controller interni possono essere programmati anche facilmente attraverso Studio One, creando appunto la traccia di programmazione in maniera rapidissima. Possiamo controllare il bounce dei mallet, l'equalizzazione e l'aggiunta appunto di effetti, come abbiamo visto, delay o stanze di riverbero, in questo caso una Jet Studio, ma possiamo movimentarci anche nel Taj Mahal. Molto cinematico. Proviamo un altro upright. E aggiungere effetti inediti.
le possibilità di sound design sono immense. E quindi l'aspetto proprio compositivo e creativo di questo plugin lo rendono unico, tanto da giustificarne il prezzo. Andiamo ad ascoltare qualcosa di più elettronico, quindi ci muoviamo adesso su degli strumenti più elettrici, andiamo sul classico. Andiamo a sentire anche altri strumenti particolari, tipo il toy piano. Ovviamente bisogna rimanere nell'ottava del nostro toy piano, ma possiamo apprezzare ad esempio il clavinet. Xilofono. Ultimo, non ultimo, l'arpa, come vi dicevo, estremamente bella. Alziamo di un'ottava. Se non è proprio una parte d'arpa, proviamo a farlo suonare a quest'altro MIDI file. Spero di avervi incuriosito, vi invito a scaricare la demo subito dal sito della Modart e provarlo sul vostro computer. Rimarrete affascinati perché effettivamente è un plugin pazzesco per il suono di pianoforte e non occupa nessun spazio all'interno dell'hard disk, perché, torno a ripeterlo, è un sintetizzatore. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online, sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!